Buonasera, bentornati a Fuoco Incrociato. Naturalmente questa sera è una puntata un po' particolare con vari contributi, qualcuno in studio, qualcuno al telefono, qualcuno raccolto fuori dallo studio in emergenza, come anche noi siamo abituati a fare, ma perché appunto questa puntata è dedicata all'emergenza coronavirus. Io non tolgo tempo al mio ospite e lo saluto, lo ringrazio moltissimo di essere in studio con noi, il dottore Bartolomeo Terzano. Grazie. Un medico di famiglia, diciamo, lo possiamo qualificare così. Lei è anche molto noto in regione per la sua attività con l'associazione ISDE, però in questo caso l'abbiamo voluta come medico di famiglia perché voi siete un po' il primo, no? Il front office, la prima risposta che ha un cittadino che è stato nelle aree interessate dall'epidemia in Italia, quindi diciamo genericamente al nord Italia, non ci compete, poi dettaglierò io più in là nella trasmissione per non creare ulteriore allarme, ma per spiegarlo più semplicemente, per chi rientra, per chi non è mai neanche stato al nord, ma magari accusa sintomi che possono essere simili a quelli del coronavirus, vengono in studio o vi chiamano. La sua esperienza qual è stata in questi giorni intanto? Come si è orientato lei? Perché molti medici dicono anche, cioè la famosa storia del triage telefonico, no? Perché ci sono stati dei contagi fra i sanitari, fra i medici, e quindi si è un po' consigliato di non affollare né i pronto soccorso, ma neanche tanto gli studi dei medici di famiglia. Lei come si è regolato? Beh, assolutamente, noi siamo regolati, visto che non siamo in questo momento in emergenza, questo deve essere assolutamente detto, non siamo nella regione Molise in una situazione di emergenza, ci siamo regolati così come le linee ci hanno dato le linee di guida internazionali e come ci si regola in genere in tutti i casi di un'infezione da batterio o da virus di tipo diffusivo e contagioso. Ci sono delle linee guida universali che noi seguiamo. In queste ultime settimane noi abbiamo avuto un po' il picco dell'influenza che ci ha coinvolto molto come medici di base, abbiamo avuto almeno 15-20 giorni fa l'inizio del picco dell'influenza che adesso sta scemando normalmente come succede quasi ogni anno, perciò la malattia più importante della nostra stagione invernale, cioè l'influenza, di fatto sta scemando facilmente, grazie anche a tutte le vaccinazioni che abbiamo fatto. E l'influenza, ricordo che è una delle patologie più importanti che ci portano anche una letalità importante poi a fine anno nei conteggi che avremo poi nelle statistiche finali. Per quanto riguarda invece l'emergenza, diciamo così, le problematiche legate al virus Covid-19, abbiamo semplicemente da sabato pomeriggio una richiesta importante di attenzioni e di modalità di comportamento, di richieste di come ci si deve comportare da molti pazienti, specialmente studenti, che ritornano dal Veneto o dalla Lombardia. Questa è l'esperienza degli ultimi ultime ore. Anche perché lì chiuse le università, chiusi i corsi, chiuso certo, tutto. Certo, un po' la paura anche da parte della famiglia, hanno chiesto ai ragazzi, agli studenti di rientrare. Io ho avuto telefonate da qualche professionista, ma molti studenti. Allora, come funziona? Diciamo le linee generali, sì, perché magari nel dettaglio poi, a seconda delle evoluzioni e di quello che decide anche il governo nazionale a cascata alle regioni, il dettaglio di chi comunica cosa, quante cose comunicare può cambiare nelle ore. Ma certo, in linea generale io sono una studentessa che rientra da Milano, non dico neanche Lodi, no? Però insomma allo stesso modo ormai questa regola è cambiata, diciamo in un'area in cui c'è stato un solo caso c'è l'obbligo di comunicarlo. Certo. Io la chiamo e le dico che sto rientrando. Certo, lei cosa fa? Intanto c'è quella conoscenza profonda di anni e anni di familiarità anche tra medico e paziente, perciò io individuo immediatamente il soggetto, la persona, la famiglia e anche so benissimo con chi ho a che fare, se è una persona che a volte eccede nella preoccupazione oppure no. E in questo momento noi stiamo semplicemente diventando il loro primo interlocutore di tutti i pazienti che hanno questa problematica di rientro nel Molise, sto diventando il primo interlocutore e chiedo loro prima di tutto dove sono stati, precisando la località, secondo se hanno sintomatologia, terzo di mantenere una massima attenzione per restare in un posto, almeno in famiglia, in un casa per qualche giorno, poi eventualmente ci risentiamo
sentiamo, ci diamo degli aggiornamenti nel giro di 24 ore e di fatto dopo questo primo approccio, con le nuove indicazioni che ci sono state, dobbiamo comunicare l'elenco al centro ospedaliero di igiene e prevenzione. Nel nostro caso quindi il Cardarelli o il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria, no? Perfetto. Ok, facciamo il caso che poi io rientrata a casa fra un paio di giorni mi viene un po' di tosse, qualche linea di febbre, la richiamo, essendo stata in un'area insomma purtroppo sospetta, tra virgolette l'area, non il caso, cosa succede? Allora, in questi casi qua, chiaramente noi dobbiamo sempre immaginare che l'aspetto pubblico, l'aspetto collettivo deve essere sempre il più salvaguardato. Certo. Se intasiamo completamente i pronto soccorsi oppure l'ufficio di prevenzione, il Dipartimento di Prevenzione oppure il 118 addirittura, rischiamo di sottrarre in maniera anche abbastanza antipatica, sottrarre tempo e macchine di lavoro e personale di lavoro ad altre patologie. Certo. Che potrebbero essere anche più importanti, visto che non abbiamo emergenze. Allora, quello a cui io mi sento di invitare anche i colleghi, invitare un pochettino tutta la popolazione, sarebbe quello di comunicare al medico, che so, ho febbre, ho avuto un po' di tosse, ho 37,5 di febbre, ho dei sintomi respiratori più o meno minimi, eventualmente. Io credo che la cosa migliore sia quella di controllare e di visitare il paziente. Quindi lei si recherebbe, certo, al domicilio. Perché potremmo trovarci di fronte a una banale tonsillite, per esempio, che inizia con 37,5 di febbre e non avere nessun dubbio sulla diagnostica e sulla terapia e sull'invio eventualmente a fare il tampone. Diversamente, l'indicazione è quella di annotarsi i dati, prendere bene la sintomatologia, cioè fare un triage telefonico e chiedere di fare subito un tampone per sospetto coronavirus. In questo caso è il personale del 118 che andrebbe a fare il tampone. In questo caso il personale oppure del Dipartimento di Prevenzione. Di Prevenzione. Sì. Naturalmente, diciamolo, muniti dei dispositivi. Certo, comunque, cioè, se si crea l'occasione, la necessità di andare al domicilio di un paziente che potrebbe aver sintomi, insomma, che potrebbe essere coronavirus, voi avete i dispositivi, insomma, ci stiamo attrezzando. Ci stiamo attrezzando. Noi stamattina ci siamo procurati come studio medico tutti i dispositivi necessari per fare eventualmente o un primo approccio in studio oppure a domicilio. I casi che ci sono stati, però, insomma, perché noi ne abbiamo raccontati due nelle ultime ore, tutti negativi per fortuna. All'inizio di questa vicenda, all'inizio mediatico, perché l'inizio non credo sia lo stesso, c'è stato il caso di quella ragazza di Termoli che era andata, insomma. Sì. Aveva chiamato il 118 e il 118 a Campobasso l'ha trasportata, chiaramente il personale munito del dispositivo di protezione, ricordiamolo. Questo è diventato un argomento, non in maniera errata, un argomento importante dopo che nel nord sono stati contagiati alcuni medici, anche qualche medico di famiglia. Certi medici sono in prima linea in questo senso. Certo. Dunque, lei prima di iniziare mi diceva che non c'è ancora un grande allarme nel Molise, o quantomeno insomma tra i suoi pazienti, poi voi fra medici immagino che vi scambiate anche impressioni in queste ore, quindi lei non parla solo per sé. Assolutamente. Cioè le è sembrato che siamo diventati un po' isterici, che la chiamano per qualunque cosa, anche pazienti che sono qui nel Molise, questo già accade, dice già lei. Già accade. Di norma, senza coronavirus. No, in questo caso è chiaro, l'esposizione mediatica della problematica dell'infezione virale da virus ha ingigantito un po' tutti gli aspetti, tutte le problematiche che noi già incontriamo normalmente nella nostra attività quotidiana. Bisogna ammettere una cosa, che è una forma di virosi respiratoria, ma neanche molto dissimile da quella che è un'infezione virale da ortomixovirus, cioè dall'influenza di cui dicevamo anche prima. E purtroppo, mentre c'è un calo di attenzione per le forme influenzali, quelle classiche, caratteristiche, per cui noi a ottobre chiediamo ai pazienti di fare il vaccino e molti ci rispondono di no, perché non hanno paura del virus dell'influenza, mentre adesso è scatenata una forma di paura, di panico addirittura, per un virus simile, che forse anche come famiglia è anche meno importante degli ortomixovirus.
perché fa parte di una famiglia che in genere dà il raffreddore nell'uomo. Adesso è chiaro che ci troviamo di fronte a un virus che ha fatto un salto di specie, e questo è importante capirlo, per cui noi non abbiamo ancora idea di che tipo di latenza ha, di che tipo di manifestazioni acute poi riesce a fare veramente, se riesce a riacutizzarsi dopo una prima iniziale guarigione, quanto di questa guarigione è permanente o meno. Chiaro che abbiamo ancora, il mondo scientifico deve informarsi, deve conoscere bene la modalità di questo virus, però di fatto nasce come una famiglia inferiore rispetto all'influenza. Con questo voglio dire che di fatto probabilmente avremo delle positività anche nel Molise, però non bisogna ingigantire le cose, abbiamo di fronte una virosi come tante altre che nel periodo invernale ci possono dare dei problemi di salute. Allora, infine, poi la libero, sì. Sicuramente la ringrazio. Intanto, i consigli che da medico dà non solo ai suoi assistiti naturalmente, in linea generale a chiunque, anche consigli di responsabilità, ecco, magari non se c'è qualcosa che in questo periodo lei si consiglierebbe di evitare per il contenimento appunto di un eventuale contagio. Ma allora ci sono dei consigli che sono di tipo generale e sociale, chiaramente la chiusura di una manifestazione, la chiusura delle scuole, dell'università, l'attenzione sulle caserme, negli ospedali, un'attenzione particolare nelle strutture carcerarie va fatta, perché noi sappiamo dalle esperienze della spagnola, per esempio la famosa influenza spagnola, sappiamo che poi le caserme, i luoghi di frequentazione sono quelli dove più facilmente il virus si è diffuso in passato, nelle esperienze storiche, e potrebbe diffondersi anche questa volta. Allora, è chiaro che la chiusura è una profilassi di tipo sociale e collettivo importante. Le prevenzioni di tipo personale, individuale, sono quelle che ormai sappiamo bene: evitare di mettere le mani negli occhi, nella bocca, dopo aver stretto le mani a qualche amico, oppure situazioni di questo tipo qui. Lavarsi le mani con acqua e sapone abbondantemente, lo sappiamo, mantenere una certa distanza, eccetera, però io credo che quella più principale sia, se si ha raffreddore, un senso di mal di gola, un senso di faringite, un senso di naso che cola, eccetera, eventualmente mantenere un aspetto di riservatezza e rimanere a casa. Non c'è bisogno di fare l'eroe, andare in palestra, andare alla scuola, andare all'ufficio, se c'è un problema di questo tipo qua. Oggi come oggi, pigliamoci 5 giorni di riposo e vediamo in 5 giorni che succede. Grazie dottore, grazie davvero e buon lavoro, buonissimo lavoro a lei. Magari nei prossimi giorni la importuneremo di nuovo, troveremo altri momenti di confronto. Grazie al dottore Bartolomeo Terzano, medico di famiglia, lo dicevo. Ascoltiamo insieme, vediamo insieme quello che ci ha invece spiegato questa mattina la dottoressa Paola Sabatini. Lei è responsabile della governance clinica dell'ASREM e fa parte della task force messa su insieme alla regione, tra l'altro è un'infettivologa dell'azienda sanitaria, quindi è già stata qui in studio con noi quando per la prima volta abbiamo parlato di coronavirus. Abbiamo fatto naturalmente un necessario aggiornamento. Ascoltiamola. Dottoressa Sabatini, allora, chi ha un dubbio, chi ha sintomi influenzali e proviene dalle zone sensibili, dalle zone del cordone sanitario, cosa deve fare? I sintomi sappiamo ormai quali sono: febbre anche al di sopra dei 37,4, tosse, raffreddore, congiuntivite. Le persone che provengono dalle aree in cui sono stati individuati i focolai dell'infezione e che arrivano nelle nostre zone e hanno il sospetto di aver contratto il virus perché hanno questo tipo di sintomi, devono contattare i propri medici curanti e chiedere a loro le indicazioni sul trattamento e eventualmente sull'isolamento. E vorrei approfittare appunto di questa occasione per dire a tutti che per richiedere informazioni sulle aree interessate, sui sintomi, non è il caso di continuare ad intasare, cosa che si sta facendo in questo momento, il numero dell'emergenza 118, perché a fronte del fatto che comunque si sta cercando di aumentare la disponibilità di operatori, ma proprio da un punto di vista tecnico, in questo momento l'intasamento
innalzamento del numero sta creando dei problemi molto seri per quanto riguarda l'assistenza ai pazienti che devono essere in qualche modo presi in carico dal 118, ma non per l'influenza o per il coronavirus, bensì per patologie serie e tempo dipendenti che devono essere trasportati rapidamente in ospedale. Senta, lei diceva contattare il medico curante, ma non recarsi dal medico curante, non recarsi al pronto soccorso dell'ospedale. La fase dell'infezione in cui siamo ora, e specifichiamo che non ci sono casi sul territorio regionale, dicevo, la fase in cui ci troviamo in questo momento è quella in cui dobbiamo evitare, nel caso ci fosse una persona contagiata, di diffondere questo contagio a tante persone. Il modo più sicuro che abbiamo è stare nelle proprie case e evitare di contattare gli altri. Quindi le persone che, come abbiamo detto, hanno sospetto, non è che devono andare negli studi dei medici di medicina generale, devono sentirli, chiedere a loro il consiglio su quello che c'è da fare e cercare di limitare, finché hanno questo sospetto, il più possibile i rapporti diciamo sociali. In che senso? Evitare i posti molto affollati, le discoteche, questi posti insomma, dove c'è un grande numero di persone in ambienti confinati. Senta, secondo molti il coronavirus non è altro che una banale influenza. È proprio così? Io direi che non bisogna minimizzare, non bisogna eccedere. Allora, il coronavirus è un virus che determina un'infezione delle alte vie respiratorie nella gran parte dei casi, quindi più o meno come un'influenza, forse in qualche caso anche meno da un punto di vista clinico. Rispetto all'influenza può avere una incidenza di complicanze, cioè di infezioni che si localizzano poi a livello più basso delle vie respiratorie, quindi della polmonite virale, o più, un po' più alta rispetto a quelle, a quanto fa l'influenza abitualmente. Senta, un'ultima cosa, sono ore frenetiche, si sta lavorando praticamente H24, lei chi si sente di ringraziare? Allora, in prima persona, cioè ci tengo a nome dell'azienda, della dottoressa Scafarto, del commissario che sta seguendo proprio ad horas ogni novità e ogni evoluzione di questa situazione, soprattutto i medici e gli operatori che in questo momento stanno agendo sui casi sospetti, perché ce ne sono stati più d'uno. Sono stati gestiti dal 118, nel senso dalle postazioni e dall'equipe del 118 che sono andati a casa a prenderli, a prelevarli, li hanno portati negli ospedali. Mi sentirei di ringraziare moltissimo il reparto di malattie infettive, il laboratorio di analisi dell'ospedale di Campobasso, dove gli operatori hanno fatto le nottate in piedi per dare rapidamente il risultato del test, per fortuna finora tutti negativi, il Dipartimento di Prevenzione che in questo momento sta facendo un'azione capillare sul territorio di sorveglianza delle persone che sono asintomatiche, che sono venute dalle aree a rischio e che devono essere controllate nella loro permanenza nelle loro case. Senta, chi è il sospetto di avere il virus? Contatto, abbiamo detto, il medico di cura. Il medico contatta a sua volta il 118, viene prelevato a casa, vengono fatti gli esami, il tampone. Entro quanto tempo si viene a conoscenza dell'esito, del risultato? Allora, il tampone per il momento è stato fatto esclusivamente a soggetti che sono stati trasportati perché avevano i sintomi piuttosto consistenti in ospedale. Ci si sta organizzando per andare ad effettuare il tampone a domicilio delle persone, ovviamente solo nel caso in cui ce ne sia necessità, quindi persone che diventano sintomatiche mentre sono a casa, essendo provenienti sempre dalle aree a rischio. Sono alcune ore sono necessarie per avere la risposta, perché si tratta di un test non banale, diciamo, è un test che è piuttosto complesso, quindi negli ultimi ho visto che ci hanno messo 6, 7, anche 8 ore per poterlo portare a termine. Senta, un'ultima cosa, ai murisani cosa diciamo? Intanto che in questo momento noi non abbiamo casi sul territorio, che ripeto di non intasare le linee del 118,
con domande che possono essere in qualche modo evase in altri ambienti, di rivolgersi per chi ha comunque, credo che ormai soprattutto le persone piuttosto giovani hanno dimestichezza con questi mezzi, sui siti dove si trovano tutte le risposte, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, il sito Epicentro, che è quello del Ministero della Salute con gli aspetti epidemiologici. In tutti questi siti sono presenti sia tutta la documentazione ufficiale che proviene dal Ministero, sia le risposte alle domande più comuni. E poi è il numero verde 1500, che è quello ministeriale per la richiesta di informazioni. E siamo in collegamento telefonico col Presidente della Regione Molise, Donato Toma. Intanto grazie Presidente, buonasera a lei, perché ha accettato di darci un contributo di informazione che in questi momenti lei sicuramente condivide con noi, è essenziale. Buonasera a tutti. Allora, lei oggi ha riunito questa mattina la task force regionale che si era insediata già da qualche settimana, poi ha partecipato insieme alle altre autorità coinvolte a un punto che si è svolto in prefettura a Campobasso. Soprattutto però nella primissima mattinata lei aveva diramato ulteriori misure di prevenzione e sorveglianza con una nuova ordinanza che ha precisato in alcuni punti diversamente, in alcuni punti ancora meglio, quanto aveva già stabilito sabato. Ci riassuma lei le cose che le sembrano più essenziali da sapere? Beh, in realtà c'è da sapere questo: non bisogna prima di tutto farsi prendere dal panico. Dobbiamo essere razionali e conseguenziali. I soggetti che provengono dalle aree del cordone sanitario, aree del cordone sanitario sono quei comuni che il Ministero della Salute ha individuato e ha pubblicizzato sul proprio sito, e tutti i mass media ne stanno parlando, quei soggetti vengono da noi intercettati, tra virgolette, cioè debbono dichiararsi due giorni da quando arrivano in Molise, e noi li sottoponiamo ad una sorveglianza domiciliare due ore da quando arrivano nel territorio molisano, e chiariamo bene, e noi li sottoponiamo ad una cosiddetta sorveglianza volontaria domiciliare, li teniamo sotto controllo se non hanno sintomi. Se hanno sintomi come febbre, tosse persistente, e in quel caso dolore alle ossa, in quel caso li sottoponiamo agli accertamenti relativi all'individuazione del coronavirus. Finora non abbiamo avuto problemi, speriamo che i problemi insomma permangano nell'alveo della prevenzione e quindi non nell'alveo della emergenza attuativa operativa. Ecco, lei appunto, io ho davanti l'ordinanza, magari leggo l'articolo 1 a cui lei faceva riferimento, i soggetti provenienti dalle aree, c'è stata un po', insomma, noi dei media lei sa che tendiamo a incalzare parecchio, sì, il significato di area. Sono quelle individuate, ma in massima parte si parla di comuni, non di regioni. Dice, nelle aree nelle quali... Dalle regioni ci spinge soltanto a identificare questi soggetti e a prenderne nota, stop, mentre per la provenienza dal comune il cordone sanitario ci spinge invece ad attuare quella che dicevo, un'attenzione maggiore con osservazione domiciliare. Quindi diciamo quelli che provengono dalle aree in cui risulta positiva almeno una persona, questo tra l'altro riproduce e adegua al contenuto del decreto del governo nazionale di due sere fa, o in cui vi è comunque un caso riconducibile al coronavirus, o chi vi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni, se giungono per vari motivi, insomma di lavoro, familiari, studi eccetera, devono comunicare la loro presenza all'autorità sanitaria locale. Se fanno parte invece di comuni con un'epidemia in corso, i cosiddetti comuni del cordone sanitario, in quel caso la nostra attenzione, l'attenzione dell'autorità sanitaria molisana è molto più elevata, e quindi debbono essere invitati a stare in osservazione domiciliare, noi la chiamiamo osservazione domiciliare assistita, in maniera tale che monitoriamo, è come 14 giorni.
Un altro tema su cui le chiedo una risposta mi sembra importante, insomma, lo stato dell'arte nel nostro sistema di salute regionale, quindi un'eventuale risposta ospedaliera a casi che ci potrebbero essere. Sicuramente le è stato già chiesto e lei ha già risposto, ma è importante riprecisarlo. Noi abbiamo 12 posti di malattie infettive, che poi non è il posto letto, è l'isolamento, cioè c'è un'area, diciamo, ad hoc nel Cardarelli di Campobasso. Guardi, ma non si fa così il calcolo. Quando ci sono epidemie o pandemie, non si guardano i posti letto disponibili normalmente. E nel caso di epidemie e di pandemia, in protezione civile si confiscano i posti letto, si confiscano gli alberghi, si confiscano le caserme, per cui il problema non esiste se ci dovesse essere un qualcosa del genere, che oggi non si presenta, assolutamente. Sgombriamo il campo da questo apocalittico puro. Certo, insomma, non dobbiamo, non è che dobbiamo per forza ragionare coi numeri della Lombardia, che ha una popolazione infinitamente maggiore di quella italiana. La statistica vale la statistica, milioni di abitanti. Certo, la statistica vale anche in questi casi, dobbiamo ricordarcelo. E invece dal punto di vista di tutto il sistema, i medici di base, il 118, ecco, lei che idea si è fatto? Perfetto. Tutti allertati, è in corso l'attivazione, ma penso che sia questione ormai di ore, l'attivazione del numero dedicato, così sgraghiamo il 118 e apriamo solo il numero di cui stiamo per fare pubblicità massima, di protezione massima, un numero dedicato all'evento coronavirus. I medici di base sono stati allertati ed informati. Io vorrei che fossero attenti in particolare nel weekend, sabato e domenica, dove i medici di base non fanno ambulatorio e subentrano le guardie mediche che hanno, diciamo, una consistenza numerica inferiore rispetto ai medici di base. Ok, quindi sta lavorando anche su questo per arrivare magari a un, come dire, un di più che possono offrire in termini di ambulatorio. Abbiamo avuto una risposta degli operatori sanitari eccezionale, anzi colgo l'occasione per ringraziarli tutti, per medici e paramedici, per l'attività che stanno svolgendo in queste ore e per le informazioni che stanno dando, sempre puntuali e utili. La protezione civile è pronta nel caso in cui avessimo bisogno di montare tende. Stiamo organizzando per un triage in tenda, in maniera tale da non fare diagnosi in pronto soccorso, ma farle in luogo maggiormente protetto. Abbiamo pronta la protezione civile per eventuali casi di isolamento, in maniera tale che possano portare cibo e medicinali. Siamo pronti. In questo momento non abbiamo ancora bisogno di allertare tutte queste opportunità che abbiamo. Bene, e infine Presidente, quindi un suo consiglio, una raccomandazione, un appello che sente di fare ai molisani, qualunque diciamo ruolo abbiano, che siano pazienti o medici, certo, o operatori anche dell'informazione. Pazienza, ragionevolezza, osservare i sintomi e non esagerare, non farsi prendere dal panico e non intasare le linee telefoniche. Bene, grazie al Presidente della Regione Molise Donato Toma, buon lavoro a lei, perché immagino che la lascio ancora al lavoro appunto su questa. E grazie ai mass media che stanno, a voi giornalisti che state ben veicolando tutta l'informazione. Grazie a lei Presidente. Buon lavoro ancora. Allora, noi continuiamo, andiamo a vedere, ecco, un altro settore importante coinvolto è quello delle farmacie. I farmacisti in questo momento, ma già da qualche settimana, lo dicevamo già nella puntata che avevamo dedicato di Fuoco Incrociato al coronavirus, c'era già allora un surplus di richieste di mascherine, addirittura allora che non si era in Italia, non c'era ancora il contagio italiano, c'erano solo la coppia di turisti cinesi ricoverata e il gel naturalmente per le mani, l'abbiamo ascoltato prima, il dottore Terzano lo diceva, lavarsi le mani con acqua e sapone è la stessa cosa, soprattutto se non parliamo, se si sta a casa e non parliamo di un ufficio dove magari può essere più o meno disponibile la possibilità di acqua e sapone nei bagni, nelle scuole, insomma nei luoghi affollati la vedo più naturale
la necessità, insomma, lo vedo più naturale il ricorso al gel, ma a casa acqua e sapone basta. Eppure, insomma, tutti ci siamo più o meno riversati nelle farmacie, nei supermercati, lo abbiamo visto, per comprare questi benedetti gel, in farmacia anche per le mascherine. I farmacisti naturalmente si sono attrezzati anche via social per veicolare un po' anche messaggi tranquillizzanti ai propri clienti e dalla farmacia di Toro, che è in centro a Campobasso, abbiamo chiesto informazioni, ci hanno risposto anche con un video che adesso vediamo insieme, che il dottore Torrisi, uno insomma, dei farmacisti di quell'esercizio, ha realizzato per gli utenti, insomma, per i propri clienti che si recano in farmacia. Lo possiamo vedere insieme. Abbiamo pensato di fare questo video per darvi alcune spiegazioni viste le problematiche che si stanno verificando sul coronavirus. Intanto volevamo tranquillizzare un po' i nostri clienti per quel che riguarda la questione mascherine e disinfettanti. Nel limite del possibile stiamo cercando comunque di procurarle e di non farvi, tra virgolette, rimanere a bocca asciutta, se così si può dire. Poi volevamo dire una cosa forse ancora più importante, che comunque questo virus ha una bassissima mortalità, quindi non è, diciamo così, una cosa così negativa come alcune persone così stanno non neanche raccontando, ma perché poi in realtà le informazioni sono abbastanza precise, però alcune persone, tra virgolette, sono state prese da un'eccessiva agitazione per questa cosa. E in merito a questo volevamo intanto ricordare tutte le norme che già conoscete, quindi lavarsi bene le mani, se è possibile con prodotti antibatterici, e anche su questo stiamo cercando di darvi una mano, perché stiamo cercando di procurare questi prodotti per non farli mancare a nessuno. E volevamo forse porre l'attenzione sulla cosa più importante, che è quella della possibilità che abbiamo noi in farmacia di alzare le difese immunitarie per rendere ognuno di noi meno attaccabile da questo virus. E quindi vi volevamo ricordare che comunque ad oggi esistono dei prodotti che ci aiutano a fare tutto ciò. Sono dei prodotti che si vendono tranquillamente, che sono alla portata di tutti, che sono di facile reperimento e di facile uso. Ovviamente vi invitiamo a venire qui da noi per parlarne, per trovare praticamente la soluzione migliore e più specifica per ognuno di voi. Una buona giornata e nulla. E abbiamo ascoltato prima al telefono il presidente Toma, ci illustrava nel dettaglio il contenuto di questa sua ordinanza, la prima, diciamo, dedicata alla emergenza coronavirus del presidente della regione Molise. Quindi sostanzialmente, lo riassumo per chi si fosse messo solo adesso in contatto qui, diciamo, con Teleregione, chi avesse iniziato a guardarci da poco, in sostanza chi sta rientrando dalle aree in cui c'è anche un solo caso di coronavirus, questa è una disposizione che ricalca quella nazionale che il governo aveva emanato un paio di giorni fa, è tenuto a comunicare entro le 2 ore dal suo rientro sul territorio molisano all'autorità sanitaria di essere appunto rientrato da quelle zone. Diversa la situazione per chi invece arriva da comuni che rientrano nel cordone sanitario, in cui quindi non c'è un solo caso di coronavirus, ma sono individuati come focolai dell'epidemia in Italia. In quel caso non solo si è tenuti a comunicarlo, il nostro servizio sanitario regionale li prende in carico, nel senso che dedica loro un'osservazione domiciliare. Ad ogni modo, anche chi rientra a questo punto, per esempio, da zone, mi viene in mente Torino, che ancora pochi casi, non è individuato come focolaio, Milano, insomma, e immagino che siano tante queste persone che vengano in Molise, anche perché, per esempio, docenti universitari. Ecco, adesso apriamo la parentesi, l'ultima parte di questa trasmissione la dedichiamo all'università e alle scuole. Allora, Unimol nelle scorse ore, appunto, adeguando quelle che erano state già comunicazioni a tutto il suo personale e anche agli studenti,
ha notificato, diciamo così, tra virgolette, il contenuto di questa ordinanza del Presidente della Regione Molise, naturalmente dicendo a tutti di attenersi a queste nuove disposizioni, quindi al personale anche amministrativo o docente che possa dover rientrare in Molise, le prescrizioni, diciamo, le indicazioni sono quelle del Presidente della Regione, non solo, il Rettore Brunese ha anche diciamo, dato disposizioni attraverso naturalmente gli organi di vertice amministrativi anche di sostituire eventualmente sul lavoro le persone, le figure, docenti o personale amministrativo appunto che non dovessero rientrare proprio perché per motivi di contenimento dell'epidemia si preferisce responsabilmente stare in questo momento al nord oppure stare per chi dovesse essere posto in osservazione domiciliare. Sempre l'Unimo l'aveva già nelle scorse ore comunque inviato anche a noi delle redazioni, le disposizioni, anche le direttive, le decisioni così anche in via informale prese. Per esempio da questa mattina sono fruibili erogatori di sostanza igienizzante, uno per ogni sede universitaria in un primo momento per favorire un'appropriata azione disinfettante delle mani. Quindi diciamo l'indicazione di attenersi alle regole di cui abbiamo più volte parlato, che poi sono regole che bisognerebbe seguire sempre quando si frequentano luoghi affollati come sono appunto le università. Naturalmente la situazione è tutta in evoluzione, non solo certo all'Università degli Studi del Molise, la situazione che il Rettore Brunese sta seguendo in collegamento con i vari ministeri interessati, con la Presidenza del Consiglio e anche naturalmente con la Presidenza della Regione e le autorità sanitarie di questo territorio. In costante evoluzione, si cerca il più possibile, lo abbiamo visto in queste ultime ore, di omologare, diciamo, la risposta del sistema universitario, anche del sistema di istruzione, quindi scolastico. Ad ogni modo, sul sito dell'Unimol, proprio sulla home page unimol.it, trovate una sezione ben visibile di approfondimento sul coronavirus, cliccandoci sopra, che voi siate studenti, genitori di studenti, personale amministrativo, semplici, curiosi, giornalisti che vogliono sapere come si sta regolando l'Università del Molise, cliccandoci sopra nella sezione ci sono tutti gli aggiornamenti e i provvedimenti delle varie autorità, non solo dell'Università degli Studi del Molise, che in queste ore si stanno prendendo per quanto riguarda il coronavirus. E, come dicevo, l'ultima parte era dedicata all'Università degli Studi del Molise e al sistema scolastico regionale. Noi adesso stiamo contattando la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini. Anche lei ci dà le ultime novità, o comunque insomma un po' di consigli utili, un po' di informazioni su come ci si sta comportando nelle scuole molisane e non solo in queste ore. Allora, ringrazio moltissimo anche Anna Paola Sabatini in collegamento telefonico con noi, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise. Come sta reagendo, una parola che insomma non è appropriata, come vi siete attrezzati, diciamo, il sistema istruzione molisano per questa emergenza, diciamo, nel senso che c'è lo stato d'emergenza nazionale, ma nel Molise per fortuna ancora non lo è. Buonasera, innanzitutto ci stiamo organizzando e ci siamo organizzati seguendo quelle che sono state le indicazioni a livello nazionale. Stiamo seguendo quindi una linea, l'avete ben detto, preventiva, io ci tengo a sottolinearlo, e proprio a questo fine, in uno spirito di collaborazione e di solidarietà nazionale, abbiamo al momento sospeso tutti i movimenti in Italia e verso l'estero di studenti e docenti. Quindi questo è sicuramente il provvedimento più importante preso in questo momento, anche a seguito del decreto legge emanato proprio sabato sera. Poi c'è un contatto continuo con i dirigenti scolastici e con le scuole a partire dalle ultime 48 ore e anche qualche ora in più, durante il quale abbiamo condiviso norme anche di buonsenso che in questo momento possono aiutare sicuramente una fase preventiva molto importante.
E quindi innanzitutto la raccomandazione va sulle norme di igiene diffuse dal Ministero della Salute, e per questo abbiamo aperto anche uno speciale spazio sul sito del nostro USR dove sono reperibili tutte le indicazioni pratiche date. E poi abbiamo altresì invitato le scuole ad evitare il più possibile situazioni assembleari, iniziative, manifestazioni che in questo momento possano portare a, come dire, a creare condizioni di favore magari per ecco, il diffondersi, certo, di situazioni igieniche, certo, che al momento magari è meglio evitare. Queste sono le misure essenziali che abbiamo preso, però è una situazione in divenire. Stamattina c'è stata una riunione della task force al Ministero dove era presente anche un nostro rappresentante, e siamo in contatto continuo con il Ministero dell'Istruzione in attesa di disposizioni, eventuali aggiornamenti o modifiche rispetto a quanto abbiamo già fatto. Un altro intervento che abbiamo chiesto alle scuole è quello di installare dispenser per i gel igienizzanti da distribuire sulle mani, perché quello è sicuramente uno dei primi comportamenti che vengono suggeriti e richiesti dal Ministero della Salute. Si era ingenerato proprio nella tarda mattinata, qualcuno mi ha telefonato chiedendomi se avessimo notizia che nelle scuole molisane fosse stato disposto l'utilizzo delle mascherine. Io naturalmente, leggendo la comunicazione che lei ha fatto e che ha appunto, come diceva, messo a disposizione anche sul sito per chiunque, ho potuto escludere che così fosse, ma magari dalla sua voce si esclude meglio. Assolutamente. Ripeto, le misure che sono state prese sono essenzialmente a scopo preventivo e al momento, al di là della sospensione dei movimenti in Italia e all'estero degli studenti, il resto si tratta di più che altro quello che abbiamo chiesto e di osservare regole di buonsenso e anche che dovrebbero essere di igiene di base, certo, che in questo momento si rendono però quanto mai necessarie, non altro. Grazie dottoressa Sabatini, naturalmente. A voi anche per la possibilità che ci avete dato di amplificare il messaggio e anche di chiarirlo meglio, perché sicuramente dalla voce si riesce a essere un po' più chiari che magari solo con lo scritto. Grazie ancora alla dottoressa Anna Paola Sabatini, buona serata e buon lavoro anche a lei per il lavoro che, grazie, in questi giorni la attende, insomma per tutti noi è un super lavoro più del solito, per le istituzioni lo è ancora di più. Dunque, una trasmissione un po' particolare questa sera, ma io spero, insomma, che vi abbiamo dato qualche dettaglio in più, concreto, preciso. Insomma, spero di aver fatto informazione in questi casi, come l'emergenza coronavirus che sta affrontando l'Italia in linea generale, certamente non solo le regioni colpite e interessate da questa epidemia. È un momento anche per l'informazione di fermarsi e riflettere, piuttosto che amplificare qualsiasi segnalazione che poi si rivela anche esagerata. È invece nostro dovere fermarci, precisare le cose che sono certe, dare indicazioni a chi oggettivamente è normale che abbia in questo momento un po' paura. Grazie per averci seguito. Questa puntata, come sempre, in replica domani su Teleregione alle 16, una nuova puntata lunedì prossimo.